Arezzo 2016 si apre nel segno della storia e della tradizione. A tagliare il nastro è Giommone, l'operaio più anziano della 1AR che festeggia i 90 anni di attività. Io più bello che ho, veramente, se lo dovessi dire, del titolare Zucchi Carlo. Il bello ricordo è il suo, che mi ha insegnato e mi ha sempre considerato. Anche negli ultimi anni io ero dirigente a Corona in un'azienda. 15 giorni prima di morire è venuto a trovarmi. È stata una grande soddisfazione. Credo che mi ha considerato e mi ha insegnato. 650 le aziende presenti nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi per questa 37esima edizione di Oro Arezzo, carica di speranze. 450 i buyer da tutto il mondo. I mercati sono un po' in difficoltà, nonostante la nostra sia la prima provincia in Italia per export in rapporto al numero della popolazione. Dicevo, sono un po' in difficoltà perché quei paesi abituali nei quali noi tradizionalmente esportiamo adesso hanno delle condizioni geopolitiche un po' particolari. E proprio per questo, anche all'interno di questo evento, abbiamo cercato di far posizionare le nostre aziende portando qui dei buyers da paesi diversi in maniera tale da poter avere più possibilità di mercato. È importante proprio in questi momenti investire. La scelta della politica di continuare a puntare sulle fiere come momento di internazionalizzazione della piccolissima impresa toscana ed italiana credo che sia vincente. Speriamo che venga capito e si investa ulteriormente. C'è tanta attesa per questa fiera, per questa città che vive un momento assolutamente molto difficile, chissà quanto Banca Etruria peserà, diciamo, anche in questo settore, però mi pare che emerga la voglia di farcela e di far brillare Arezzo. È una bella reazione questa, mi pare che questo successo che sta avendo con il numero di espositori, con la qualità dei prodotti, con la grande volontà di tutto il settore di porsi in maniera produttiva e propositiva nei mercati nazionali e soprattutto internazionali, sia la migliore risposta di coloro che descrivono Arezzo come una città di ladri o di allocchia, a seconda di come la vogliamo vedere. Non è così, la nostra è una città forte, determinata e in grado di uscire da una crisi in cui si è trovata non per sua virtù ma per difetto di alcuni. Senta, c'è un'altra partita, Sindaco, che è quella sulla struttura che ospita questa fiera. Come si chiuderà questa partita? È in corso, io ho richiamato la Regione a un suo preciso dovere, quello di riconoscere la valenza strategica che ha questa struttura per il territorio aretino e per la crescita delle aziende e del tessuto economico. Credo che su questa strada la Regione, che è guidata da un uomo intelligente, comunque lo si voglia vedere, sia disposta a fare dei passi. Non posso dire di più, ma si sta lavorando per far sì che questa situazione vada a buon fine, usiamo un termine generico. Presente con un suo stand anche Nuova Banca Etruria. La banca dell'oro e la banca del territorio, tutte e due le cose. Eccellenze tra l'altro nel territorio ce ne sono moltissime, non solo quelle. Le eccellenze sono il lusso, io direi, del territorio di Arezzo. Difatti io immagino un futuro in cui ci sia un made in Arezzo, come c'è il made in Italy, perché qui se l'Italia rappresenta il lusso e rappresenta l'eccellenza in molti campi, Arezzo lo può rappresentare nel suo piccolo.